Dalla Nigeria a Milano qualcuno i culumi in mano. Non è il titolo di una canzone, non è una rima, non è qualcosa di assurdo, impensabile, ma è una realtà che ci viene illustrata in questo pregevole servizio di Matteo Viviani, che ci parla di un ragazzo, Collins, si chiama, nigeriano, il quale è arrivato con un barcone in Italia dopo un viaggio letteralmente da incubo. In fuga anche da abusi sessuali in famiglia, cerca lavoro a Milano, infatti, di cui ci parla un ragazzo bianco come noi italiano, il quale ci informa che c'è appunto quest'uomo. Lui stava nella sua automobile pronto per dargli la moneta quando questo ragazzo di colore si è avvicinato non per pulirgli il vetro, non per vendergli fazzoletti, accendini, calze, mutande e chi più ne ha più ne metta, ma solamente per consegnargli un curriculum vitae, che è quel pezzo di carta in cui sono attestate tutte le competenze e i lavori svolti da un essere umano. Insomma, il ragazzo è rimasto colpito, quello bianco, quando ha visto ciò e ce ne ha parlato. E le Iene stesse, il buon Matteo Viviani, bagnato nel nord Italia, infatti si mette appostato, vede, controlla e si rende conto che effettivamente da un certo punto di vista questo ragazzo è volenteroso, riporta infatti questa parola nel suo curriculum, non vende, ripeto, accendini, abiti, mutande, slip, fazzoletti e quant'altro, ma propone il suo curriculum. Ed è una storia veramente importante di questo ragazzo, perché ci fa capire che non è in cerca di soldi facili, tra virgolette, ma di farsi una carriera, un posto di lavoro. È da apprezzare, questo è il mio parere personale, vi ringrazio per l'ascolto, iscrivetevi, commentate. Al prossimo video e complimenti Collins. Speriamo che troverà un lavoro.